Apriamo questa puntata con la notizia più importante. L'unica preghiera che ha insegnato Gesù è sbagliata. A dircelo è Papa Francesco, puntualizzando sulla traduzione della frase «e non ci indurre in tentazione». Secondo Lumino Bianco, infatti, la traduzione è sbagliata perché non è Dio a indurci in tentazione, come non fa tantissime altre cose, come esistere, ad esempio. Ma è più interessante soffermarci sul fatto che per 2000 anni i cristiani hanno recitato una preghiera che era sbagliata. Ma dico io, ma non se n'è mai accorto nessuno? Ma mai a nessuno gli è venuto il dubbio? Mo sta a vedere che i cristiani sono una massa di cristiani che non si fa mai domande su niente. Tranquilli, nonostante quello che dice Papa Francesco, in realtà il passo è correttissimo, anche se non conforme all'idea preconfezionata del Dio d'amore. È la stessa Bibbia a confermarcelo nell'Antico Testamento, testo fondamentale per la cultura ebraica di cui lo stesso Gesù faceva parte. Infatti Dio stesso dice: «Io formo la luce e creo le tenebre, io faccio il bene e provoco la sciagura, io il Signore faccio tutto questo». Isaia 45:7. Amen. Un nuovo scandalo investe la Santa Sede. Uno degli uscieri del Vaticano è stato fermato fuori le mura dello Stato Pontificio, che ricordiamolo resta territorio interdetto alle forze dell'ordine italiane. No, ve lo dico perché lo so che molti di voi sognano un giorno di assistere a una maxi retata, ma no, tocca aspettare che escono. Comunque l'usciere è stato trovato con 15 grammi di cocaina e 5 chiavette USB contenenti foto e video pedopornografici. E quando te sbagli? Gli inquirenti però sono convinti che il materiale non fosse il suo e le indagini restano aperte per scoprire chi siano in realtà i reali destinatari. Mentre il custode resta nel carcere di Regina Coeli in totale silenzio. Questa notizia dovrebbe far felice Papa Francesco, che in una recente intervista si scaglia contro quei personaggi che godono della stima della Chiesa, ma che una volta sotto processo si trasformano in martiri, cominciando a sparare fango sulla santa istituzione. Praticamente lo stesso parere che ha la mafia dei pentiti. Chiudiamo con un'altra notizia che riguarda sempre Papa Francesco. Pare infatti che l'anziano signore dall'outfit anacronistico sarà a marzo di quest'anno a Pietralcina per festeggiare il centenario delle stigmati di Padre Pio e successivamente a San Giovanni Rotondo per festeggiare il 50° anniversario della morte del santo. Ricordiamo che l'evento comunque porterà una marea di gente e che la gestione di tale masse ha comunque un costo. E secondo voi, chi lo pagherà mai questo weekend con il morto? Lo Stato italiano o quella bolla spazio-temporale sulla mappa accanto a Roma? Prima di lasciarvi volevo dedicare qualche secondo ad un evento increscioso che ha scosso l'animo delicato dei credenti. È apparsa sul web infatti un'immagine di una tale violenza e una tale ferocia da provocare dolorose ferite nel cuore puro dei fedeli. Stiamo parlando di questa foto, che ha generato una serie di commenti di amore e perdono cristiano. Se vogliamo parlare di libertà di espressione dobbiamo chiederci qual è il confine, ma sicuramente augurare la morte ad un ragazzo per aver simulato un atto di sodomia con una statua non è certo sintomo di apprezzamento verso tale libertà. In realtà però il contesto da analizzare è un altro. Trattasi comunque di una bravata di ragazzi che stavano a cazzeggiare. Ma per questa simpatica foto ora i ragazzi rischiano fino a 5.000 euro di multa per offesa alla religione di Stato tramite vilipendio di cose, articolo 404 del Codice Penale. Lo stesso articolo da cui deriva la multa per bestemmie, articoli emanati nel 1930 e ancora in vigore nel codice penale. Ripetiamo bene l'articolo perché forse vi è sfuggito un particolare: offesa alla religione di Stato tramite vilipendio di cose. Secondo voi che c'è che suona strano, a parte il fatto che è stato emanato in epoca fascista subito dopo i patti lateranensi? Forse è il fatto che dal 1984 la religione di Stato non esiste più, l'Italia è un cazzo di paese laico. Ma abbiamo ancora in vigore queste bellissime leggi con sentenze che vengono addirittura fatte rispettare. Anche se ormai siamo fuori il periodo natalizio, vi chiedo di pubblicare i vostri presepi, la vostra idea di presepe, con l'hashtag religione di Stato un cazzo. Le foto più belle le pubblicherò sulla mia pagina e sul profilo Instagram.
Scusate, prendo il collegamento per una notizia molto interessante. Sboffa, ma che fa? È stato licenziato? Sì, che sta sì, facendo? Però il suo amico di Papa Francesco l'ho chiamato perché gli volevo fare un'intervista qui con me. Sboffa, ma lei è un mito. Ma allora ritiro tutto quello che ho detto su di lei, che ho scritto nei bagni, guardi. Che hai scritto nei bagni? Scusa. Lasci fare, continui, vai avanti. Salve, buonasera Papa Francesco. Volevo chiedere che cosa ne pensa lei della questione riguardo il Medio Oriente? Buonasera a tutti, sono Papa Francesco e volevo dire che la questione riguarda il Medio Oriente. Sboffa. Devo fare l'intervista? Aspettiamo. Sì, sono proprio la facciamo Papa Francesco, finita. Volevo dire... Se ne vada. Via. Però è vero che sono amico di Papa Francesco. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Fatemi sapere che cosa ne pensate e non vi scordate l'hashtag religione di Stato un cazzo.